professor Berni Canani, gli alimenti funzionali a base di latte fermentato sono prodotti dalla fermentazione del latte vaccino con specifici ceppi di batteri probiotici, seguiti poi da un trattamento termico. Quindi non contengono batteri vivi? No, assolutamente non contengono batteri vivi. I batteri muoiono in questo processo di fermentazione, ma in questo momento liberano una serie di sostanze che poi esercitano effetti positivi sulla salute del bambino. Negli studi sperimentali che voi avete portato avanti, quali effetti hanno determinato le matrici fermentate e se può spiegarci il processo di attivazione di queste matrici e da cosa dipende il tipo e l'intensità di questo effetto? Gli alimenti fermentati sono un alimento nella tradizione della cultura umana. Quello che abbiamo fatto noi è di rielaborare questa tradizione in chiave moderna, tirando fuori una serie di evidenze scientifiche che dimostrano un potente effetto protettivo nei riguardi delle infezioni gastrointestinali e respiratorie del bambino attraverso una stimolazione dell'immunità sia innata che acquisita e attraverso il miglioramento di una serie di meccanismi di difesa anche non immunitari a livello intestinale e sistemico. Secondo lei l'interazione multidisciplinare fra diversi centri di ricerca, fra diverse eccellenze, è utile e importante in questo ambito? Sicuramente una delle ricchezze del patrimonio italiano scientifico è quello di avere molte eccellenze. Il merito di questa ricerca è stato anche quello di mettere insieme molte eccellenze, non soltanto dal punto di vista clinico ma anche di ricerca di base, e questo ha permesso di produrre in poco tempo risultati molto brillanti che avranno ben presto una ricaduta pratica per i bambini italiani e non solo.